sul culo dei Mario, Stefano! È passato il primo periodo dove sembrava che la sanità pubblica fosse considerato l'ultimo baluardo contro l'emergenza e si fosse preso atto che investire in sanità equivale a creare valore. Ora insomma è sotto gli occhi di tutti che questa cosa qui è passata, e anzi le scelte che vengono fatte a livello governativo sono tutt'altre. Si consideri che il documento di economia e finanza prevede che nel triennio 2021-2023 la spesa sia riportata a livello di pre-pandemia, a livello 2019. È assolutamente la riprova che l'emergenza non ha insegnato niente e che si continua a pensare e a gestire la sanità solamente dal punto di vista della sostenibilità economica. Chiediamo lo sblocco immediato delle assunzioni, la proroga di tutti i contratti a tempo indeterminato e dei contratti di lavoratori interinali, e chiediamo che la sanità usufruisca di finanziamenti adeguati per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini. Insieme alle politiche nazionali ha fallito completamente anche la gestione della sanità pubblica da parte della Regione Toscana. Ha fallito perché l'accorpamento delle ASL, la riduzione delle ASL da 9 a 3, che doveva servire per mettere in sicurezza i conti della sanità, per ridurre il numero di dirigenti, così almeno è stata propagandata dall'ex presidente Rossi, in realtà è stato un fallimento, non ha messo in sicurezza niente e i posti dirigenziali si sono moltiplicati, perché per placare gli appetiti di chi era rimasto fuori sono stati creati ulteriori centri burocratici e organizzativi che hanno fatto lievitare i costi, e insieme alle assunzioni che sono state fatte l'anno scorso dalla Regione Toscana nel periodo della pandemia, non solo l'anno scorso, perché bisogna anche di una cosa, che la Regione Toscana ha assunto a tempo indeterminato, a differenza di tante altre regioni, e di questo onestamente bisogna dare atto. Il problema è un altro, è che i vincoli nazionali sulle assunzioni hanno fatto sballare, insieme al fallimento dell'accorpamento delle regioni, i conti della sanità in Toscana.